Bentornati a tutti su Highway Italia, nuovo video della serie 4K Real Time. Oggi facciamo il giro di Milano. Più precisamente gireremo attorno al capoluogo lombardo percorrendo le tre tangenziali: tangenziale ovest, tangenziale nord, tangenziale est. Di recente l'anello tangenziale attorno a Milano è stato chiuso con il completamento della A52 tangenziale nord, più precisamente il 14 novembre del 2022. Quindi abbiamo la possibilità di poter girare attorno alla città di Milano, rimanendo per intero sulle tre tangenziali. In questo momento siamo entrati da Settimo Milanese in tangenziale ovest, siamo al chilometro 5 direzione nord, autostrada A8 Milano Laghi. Siamo in prossimità dell'allacciamento con l'autostrada A4 Torino Trieste tra 700 metri, quindi questo è il nostro punto di partenza. Abbiamo un po' di traffico in questo punto, quindi ci spostiamo in corsia di sorpasso. Questo è traffico diretto nell'autostrada A4 prevalentemente, quindi stiamo percorrendo la tangenziale ovest, autostrada A50 in direzione nord, e tra meno di 2 km svincoleremo allacciandoci alla autostrada A52 tangenziale nord di Milano, che, come ho detto poco fa, è stata completata da meno di un mese. Oggi è mercoledì 7 dicembre 2022, si festeggia Sant'Ambrogio, giorno festivo a Milano, e percorreremo parzialmente la strada, parzialmente nella nebbia, parzialmente sotto il sole. Infatti l'area urbana di Milano spesso delimita nelle giornate serene invernali zona di nebbia dalla zona più serena. Abbiamo un veicolo lento qua davanti a noi, siamo in prossimità dello svincolo che ci permette di allacciarci all'autostrada A52 tangenziale nord di Milano. Stiamo svincolando in questo momento, attenzione, ci ripensa all'ultimo questo veicolo. Viabilità un po' complessa questo svincolo. Ed entriamo nell'autostrada A52 tangenziale nord di Milano. A differenza delle altre due tangenziali, ha una gestione multipla, più precisamente siamo nel cosiddetto raccordo Rofiera Milano, gestito da Autostrade per l'Italia, la parte rimanente della tratta gestita da Milano Serravalle Milano Tangenziali, gestore anche della tangenziale est e della tangenziale ovest. Tangenziale nord di Milano, ultima delle tre tangenziali milanesi a essere costruita e completata. Molte vicissitudini hanno segnato la costruzione di questa tangenziale, principalmente enorme scarsità di fondi ha rallentato notevolmente i lavori di costruzione.
e solamente il 14 novembre del 2022 con l'inaugurazione della galleria fonica che permette di bypassare la strada statale 35 Milano-Meda è stata completata la tangenziale nord, più precisamente sono stati uniti due tronconi che fino a quel momento erano separati, ovvero il troncone ovest che stiamo percorrendo in questo momento e il troncone est. Primo essere costruito della tangenziale nord. Tangenziale nord che per l'intera estensione del suo tracciato si sviluppa su due carreggiate separate con due corsie per senso di marcia e corsia di emergenza. Il completamento della tangenziale nord ha creato a tutti gli effetti un tratto alternativo al tratto urbano dell'autostrada A4 Milano-Isolfa, Pero, Viale Certosa, Cormano, Sesto San Giovanni, Milano Est. Tratto urbano della A4 spesso congestionato nelle ore di punta. In questa prima parte del giro di Milano, mentre siamo al chilometro 21, più precisamente entriamo nel chilometro 20 della tangenziale nord, questo giro di Milano, questa prima parte, percorriamo la tangenziale nord sino all'immissione senza soluzione di continuità nella tangenziale est nei pressi di Cascina Gobba. Questo primo tratto sulla tangenziale nord incontreremo molto probabilmente dei rallentamenti con qualche possibile coda nel tratto di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni poco prima dell'allacciamento con l'autostrada A4 nei pressi di Milano Est. Uscita Bollate Novate sulla destra. Nord che ha un tracciato un po' più moderno rispetto a quello delle altre due tangenziali, realizzata per molti chilometri in trincea, mentre arriviamo al cambio di competenza, quindi entriamo di fatto nel tratto gestito da Milano Serravalle, Milano Tangenziali, mentre percorriamo il chilometro 18. L'autostrada A52, sua utilità prevalentemente per il traffico locale dell'Interland milanese, appunto offre una soluzione alternativa rispetto al tratto urbano della 4, anch'esso oggetto di lavori di ammodernamento con la realizzazione della quarta corsia dinamica. Entriamo nel chilometro 16 in avvicinamento uscita Cormano Bollate. Quest'oggi non sono a bordo della mia solita auto, ho optato per un noleggio. Vista la mia breve permanenza al nord tra oggi e domani, a bordo di una Lancia Y, sicuramente quando premo il pedale si sente la differenza in termini di cavalli. Mentre ci stiamo avvicinando quello che è stato il tratto recentemente inaugurato, appunto la galleria fonica che ha permesso l'unione dei due tronconi separati dalla tangenziale nord,
permettendo quindi il bypass della strada statale 35 Milano-Meda, cui uscita è in avvicinamento tra 200 metri. Proseguiamo quindi in direzione A4 Venezia, A51 tangenziale est, ed entriamo nel tratto più nuovo, appena 21 giorni di vita. Galleria fonica 262 metri, sotto di noi la strada statale 35 Milano-Meda, che prima dell'apertura della galleria fonica garantiva la continuità del traffico tra i due tronconi separati della tangenziale nord. Mentre entriamo nel chilometro 12, mancano quindi poco più di 12 chilometri all'immissione nella tangenziale est. Tangenziali di Milano, per quanto riguarda la tangenziale ovest, interamente esente da pedaggio, a meno che non si provenendo dalla A8 e direzione nord andando verso la A8 non la si percorra per intero, allora si dovrà passare sotto la barriera di Terrazzano. Tangenziale est, anch'essa esente da pedaggio nel tratto urbano milanese, tra l'allacciamento con la A1 e Carugate presente poi una barriera prima di Vimercate dell'allacciamento con l'autostrada A4. A pedaggio aperto, tangenziale nord, anch'essa a pedaggio aperto con un'unica barriera, la barriera di Sesto San Giovanni, che incontreremo dopo l'allacciamento con l'autostrada A4. Ed essendo oggi su una macchina a noleggio, non ho disponibile il mio solito telepass, quindi toccherà effettivamente fermarsi alla barriera, avvicinamento uscita Nova Milanese, tangenziale nord che è per la maggior parte del suo percorso nella provincia di Milano e entra praticamente in questo momento nella provincia di Monza e Brianza, sino all'allacciamento con l'autostrada A4 nei pressi di Milano Est. Traffico in questo tratto inizia a essere più intenso, molto probabilmente avremo dei rallentamenti, possibile qualche coda davanti a noi, mentre stiamo per lasciare il chilometro 9. In questo momento entriamo nel chilometro 8, quindi mancano circa 5 km all'allacciamento con l'autostrada A4 nei pressi di Milano Est, mentre ci avviciniamo all'uscita Cinisello Balsamo Nord Muggio. Cinisello Balsamo Nord Muggio sulla destra, mentre siamo a tutti gli effetti in coda adesso. Non dovremmo avere comunque grossi problemi per quanto sia un
un rallentamento piuttosto importante, abbastanza caratteristico in questa carreggiata in direzione est prima dell'allacciamento con l'autostrada A4. Galleria artificiale De Amicis, 120 metri. Per lasciare il chilometro 7 in avvicinamento, uscita Cinisello, Balsamo Sud, viale Brianza, Milano, viale Zara. Per la nuova Valassina, strada statale 36 per Lecco, Monza, Villa Reale, Cinisello, Balsamo, via Casignolo. Subito dopo uscita Cinisello, Balsamo, Robecco, zona commerciale di Cinisello, Balsamo. Entrati nel chilometro 5, prossima uscita Sesto San Giovanni, stazione della metropolitana linea M1, primo maggio. Uscita Sesto San Giovanni, primo maggio M1, in questo momento sulla destra. Prossima uscita per Monza Centro. Uscita Monza Centro sulla destra in questo momento, prossima uscita Monza Sant'Alessandro, ultima uscita nel contesto urbano della città di Monza prima dell'allacciamento con l'autostrada A4 Milano Est, Galleria San Rocco, 500 metri. E lasciamo il chilometro 5, entriamo nel chilometro 4, quindi ultimi 4 chilometri, autostrada A52 tangenziale nord di Milano, prima dell'immissione, senza soluzione di continuità nella tangenziale est, autostrada A51, uscita Monza Sant'Alessandro, in questo momento sulla destra, finisce anche zona di traffico intenso, in quanto davanti a noi tra un chilometro la barriera di Sesto San Giovanni con un pedaggio aperto. Intanto siamo all'allacciamento con l'autostrada A4, allacciamento di Milano Est, possibile andare in direzione Venezia sulla destra in questo momento. Proseguiamo sulla tangenziale nord.
barriera di Sesto San Giovanni. Andiamo nella corsia per i pagamenti con carte. Devo andare effettivamente in una pista libera, però il bomber qua davanti ha già finito il pagamento. Vediamo quanto ci mette a ripartire. Namo? Avvicinare la carta. Prego attendere. Validazione carta in corso. Carta validata con successo. Premere per ricevuta. Lasciamo pure la ricevuta. Non ho neanche visto quanto fosse il pagamento, credo sui 2,30 euro, pagamento fisso appunto, pedaggio aperto. Prossima uscita Sesto San Giovanni, stazione M1, Sesto Marelli e Primo Maggio. Altra uscita nel contesto urbano di Sesto San Giovanni. Ultimi 3 km autostrada A52 tangenziale nord di Milano. Abbiamo cambiato il nostro orientamento, adesso la nostra direzione è prevalentemente verso sud, quindi avremo un po' di controsole per circa una quindicina di chilometri durante la percorrenza della tangenziale est. Avvicinamento, ultima uscita della tangenziale nord, ovvero Sesto San Giovanni sud, Cologno Monzese, dalla quale è anche possibile poi rimettersi nella tangenziale est in direzione nord, quindi direzione Vimercate, Usmate, Velate. Uscita Sesto San Giovanni sud, Cologno Monzese sulla destra, e entriamo in questo momento nell'ultimo chilometro della tangenziale nord autostrada A52, pronti ad immetterci nell'autostrada A51 tangenziale est di Milano. Subito segnaletica di preavviso per lo svincolo di via Palmanova Cascina Gobba, rimanendo appunto nelle corsie di destra. Dobbiamo gradualmente immetterci nelle corsie della tangenziale est. E ci siamo immersi, siamo nella corsia di destra, mettiamo il sorpasso, ci spostiamo in corsia centrale. Siamo quindi nella tangenziale est di Milano, subito sulla destra, uscita per Milano Centro via Palmanova. Avvicinamento area di servizio Cascina Gobba Ovest e stazione di Cascina Gobba della linea metropolitana M2, da cui è anche possibile raggiungere l'ospedale del San Raffaele, e lasciamo il chilometro 10, entriamo nel chilometro 9, direzione sud A1 Bologna, appunto tra 9 chilometri. Tangenziale est di Milano, seconda delle tre tangenziali milanesi, escludendo la tangenziale A58, tangenziale esterna, seconda appunto a essere costruita. I lavori sono iniziati nel 1969, completata poi verso il 1973 nel suo tratto più conosciuto, ovvero il tratto che lambisce la città di Milano tra l'allacciamento con l'autostrada del Sole e appunto il bivio con la tangenziale nord. In avvicinamento, doppio svincolo, Lambrate, Segrate. Quindi siamo
nei pressi della strada Cassanese, che porta appunto a Cassano d'Adda e Treviglio, uscita per Lambrate, quindi direzione Milano, ambito urbano sulla destra appena passata, uscita per Segrate. Sulla destra in questo momento, mentre da qualche centinaio di metri stiamo transitando sul viadotto dei Parchi, circa 2300 metri di viadotto sopraelevato rispetto al territorio circostante, prossima uscita Milano via Rubattino. Tangenziale est caratterizzata da un traffico piuttosto importante, transito medio di veicoli giornalieri di circa 180.000, traffico che si è comunque relativamente alleggerito dopo l'apertura della tangenziale est esterna, autostrada A58, che permette appunto il bypass completo della tangenziale est per chi proviene dall'autostrada del Sole e vuole andare verso l'autostrada A4 in direzione Venezia. Tanto vedete che stiamo per rientrare nella zona di nebbia. Sulla destra uscita per Milano Centro, viale Fornalini, aeroporto di Milano Binato. Sino al 2007 questa era una delle rarissime uscite in Italia con rampa di svincolo sulla sinistra. Lo svincolo è stato poi rifatto, evidentemente creava una situazione di pericolo per il flusso del traffico. Tenete sempre conto che in queste tangenziali il traffico è sempre più o meno intenso e anche quando la densità di veicoli risulta elevata comunque si tende a tenere una velocità di percorrenza piuttosto elevata. Chi utilizza le tangenziali milanesi è abituato a farlo, quindi tiene una guida piuttosto sveglia che potrebbe risultare poco gestibile per le persone che sono poco abituate a questo tipo di viabilità. Uscita a Cam appena passata sulla destra in avvicinamento uscita via Mecenate, siamo ormai nella parte sudorientale della periferia milanese, percorrendo il chilometro numero 2, mancano poco più di 2 km alla fine della tangenziale est. Ovviamente abbiamo percorso all'incirca una decina di chilometri della tangenziale est rispetto ai 30 della sua lunghezza totale, ma sicuramente 10 km più significativi, mentre passiamo lo svincolo per Paullo e stazione della linea metropolitana M3 San Donato. Dicevo appunto i chilometri più significativi tra Cascina Gobba e l'allacciamento con l'autostrada del Sole. In avvicinamento ultima uscita strada statale 9 via Emilia Milano piazzale Corvetto Milano via Rogoredo, ultima uscita della tangenziale est di Milano, autostrada A51, che finisce in questo momento mentre transitiamo sul viadotto San Donato, 853 metri, uscita San Donato Milanese sulla destra. Stiamo percorrendo il cosiddetto raccordo R6, raccordo A1, autostrada del Sole, tangenziale est di Milano, circa 1,6 km di raccordo. La classificazione interna di autostrade per l'Italia
per non alterare la chilometrica dell'autostrada del Sole. Termina il viadotto San Donato. Termine raccordo R6 A1 A51, entriamo nell'autostrada del Sole Milano-Napoli, chilometro 0. Competenza Autostrade per l'Italia. Infatti la tangenziale est e la tangenziale ovest non sono direttamente allacciate, ma è necessario appunto percorrere questo tratto di autostrada del Sole per poter andare a prendere la autostrada A50 tangenziale ovest di Milano, prossima uscita però San Giuliano Milanese, subito prima dell'allacciamento. Sulla destra confluenza dal raccordo R5, autostrada A1 piazzale Corvetto. Intanto abbiamo traffico intenso sull'autostrada del Sole in direzione sud, da dopo il bivio con la tangenziale ovest, da dopo l'allacciamento con la tangenziale ovest sino alla barriera di Melegnano. Intanto uscita San Giuliano Milanese sulla destra. Stiamo percorrendo il chilometro 2, autostrada A1 del Sole. Davanti a noi allacciamento con l'autostrada A50 tangenziale ovest di Milano. Tangenziale ovest di Milano, la prima delle tangenziali milanesi a essere realizzata, inaugurata completamente nel 1968. Inizialmente due carreggiate con due corsie per senso di marcia, nei primi anni 80 ampliata a tre corsie per senso di marcia. Ed entriamo in questo momento, cambio di competenza, Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali, autostrada A50 tangenziale ovest di Milano. Siamo nel chilometro 30, che questa lunga una trentina di chilometri, circa 32. Subito in avvicinamento sulla destra, area di servizio, San Giuliano Est. Quando lavoravo a Milano, questo era il mio tragitto abituale per andare al lavoro. Più precisamente, entravo nella tangenziale est a Cascina Gobba da via Palmanova, percorrevo l'intera tangenziale sino al chilometro 0, 3 km di autostrada del Sole, e tangenziale ovest sino all'allacciamento con la nuova Vigevanese per Trezzano sul Naviglio. Tangenziale ovest inizialmente concepita proprio con l'intento di creare una strada di bypass che creasse continuità autostradale tra l'autostrada del Sole, l'autostrada Milano-Genova A7 e l'autostrada Torino-Trieste A4 e ovviamente la Milano-Laghi A8, quindi creando continuità autostradale per evitare che il traffico non locale, soprattutto quello pesante, entrasse di fatto nel territorio urbano, nell'ambito urbano della città di Milano. In avvicinamento uscita 8, strada statale 412 della Valtidone, Milano Vigentina, opera P
Pieve Emanuele, Locate Triulzi e anche Pavia, raggiungibili dall'uscita numero 8 lungo la tangenziale ovest, così come anche nella tangenziale est vi sono numerosi svincoli a quadrifoglio. In particolare nella tangenziale ovest molti di questi svincoli a quadrifoglio hanno una carreggiata a singola corsia e in complanare rispetto alla carreggiata principale, che in condizioni di coda completamente ferma possono fungere da bypass per saltare, per così dire, un po' di traffico pesante. Stiamo percorrendo il chilometro 25. Area di servizio Rozzano Est. Sulla destra in questo momento, mentre siamo in avvicinamento all'uscita di Rozzano, uscita 7 bis Rozzano Quinto De Stampi e anche Milano via dei Missaglia. In questo momento sulla destra, mentre lasciamo il chilometro 24, entriamo nel chilometro 23. Avvicinamento uscita 7 per strada statale 35 dei Giovi direzione Pavia e Milano Ticinese in direzione Milano. Passata in questo momento tra 700 metri allacciamento con l'autostrada A7 Milano-Genova, quindi è possibile andare esternamente rispetto al capoluogo lombardo direzione Genova, ma anche internamente col cosiddetto tratto urbano della A7 sino a Piazzale Maggi sulla circonvallazione di Viale Famagosta. Molto comodo il tratto urbano dell'autostrada A7 in quanto permette in 5-6 minuti di arrivare dalla tangenziale ovest sino alla circonvallazione filo tranviaria. Immissione sulla destra da chi proviene dalla A7 mentre lasciamo il chilometro 20. Avvicinamento area di servizio Assago Ovest. L'area di servizio Assago Ovest è posta in realtà sulla carreggiata opposta, ma raggiungibile da una rampa anche attraverso questa carreggiata e consente, proprio per questa sua caratteristica, di fare l'inversione di marcia. Oggi mercoledì 7 dicembre 2022, in questo momento la temperatura esterna è di 5 gradi centigradi, sono le ore 12:58, oggi è Sant'Ambrogio, giorno festivo a Milano, Sant'Ambrogio patrono della città.
città di Milano. Direzione poi sarà autostrada A4 direzione Trieste. Tuttavia, presente traffico intenso come spesso accade tra Pero e Cormano. E quindi opterò per una soluzione alternativa che può essere valutabile. Qualora ci fosse congestionamento nel tratto tra Pero, Viale Certosa e Cormano, per bypassare piccolo tratto dell'autostrada A4. Oggi c'è anche la scelta della tangenziale nord, però oggi percorreremo appunto il raccordo, anche già pubblicato sul canale, il raccordo di
Cascina Merlata per cercare di andare a riprendere l'autostrada A4 direttamente a Viale Certosa e bypassare così il tratto di Pero. Questa scorciatoia risulta conveniente quando il traffico nel tratto Pero-Cormano è effettivamente congestionato. Tanto in avvicinamento uscita Milano-San Siro, subito dopo Milano-Settimo Milanese. Milano San Siro, Fiera Milano City, in questo momento sulla destra, uscita 3A, Settimo Milanese, sulla destra in questo momento, e quindi abbiamo di fatto ufficialmente completato il giro di Milano sulle tre tangenziali A50, A51, A52, di nuovo prossima uscita, uscita 2. Per Novara e Milano Gallaratese dell'uscita che dobbiamo prendere per il raccordo di Cascina Merlata, quindi svincoliamo dalla tangenziale ovest autostrada A50 al chilometro 6, seguiamo per Milano Gallaratese, Milano Figino. E prima del termine del video, appunto, percorreremo il raccordo di Cascina Merlata, che permette in maniera non così agevole di bypassare il tratto Pero Milano Certosa e entrare in A4 direttamente a Milano Certosa. Però è necessario fare un'inversione di marcia sul poco prima del ponte della Ghisolfa, quindi siamo sul raccordo di Cascina Merlata. Questo raccordo senza soluzione di continuità si reimmette nell'autostrada A8 in direzione Varese. Tanto in avvicinamento uscita Pero Sud, noi proseguiamo per Milano Gallaratese, stazione linea metropolitana M1 Molino Dolino. Uscita per il parcheggio della stazione Molino Dorino sulla destra, Milano Gallaratese e Pero. Uscita sulla destra, proseguiamo dritti alla fine di questa galleria. Appunto, Cascina Merlata, 1044 metri, sulla sinistra si prosegue direzione A8 Milano Laghi, sulla destra si entra nell'ambito urbano di Milano. Siamo più o meno nei pressi di Milano Certosa,
non seguiamo le indicazioni, la segnaletica appunto per l'autostrada A4, ma proseguiamo dritti verso via Stephenson. Punto di Viale Certosa Quadrivio Fiorenza. Attenzione, immissione dove bisogna prestare molta attenzione, e ci immettiamo in quella che una volta era l'inizio dell'autostrada A8 Milano Laghi. Siamo in, però in direzione centro città, cavalcavia del Ghisolfa. Dobbiamo appunto invertire la marcia per poter prendere l'autostrada A4, quindi usciamo subito sulla destra per Viale Certosa. Rimaniamo poi sulla sinistra per appunto poter fare l'inversione di marcia. Inversione di marcia, quindi sulla destra per Quarto Giaro Ospedale Sacco, rimaniamo sulla sinistra, rientriamo quindi nel raccordo che collega appunto il cavalcavia della Ghisolfa al quadrivio Fiorenza. Ricordo che permette anche di arrivare abbastanza agevolmente sia a San Siro sia nella zona di City Life per chi appunto proviene dalle autostrade. Sulla destra, in missione, l'autostrada A4 Torino-Trieste in direzione Trieste. Segnaletica di indicazione utilizzata per il riferimento è A4 Venezia. In questo momento si sono fatte le ore 13:13, mercoledì 7 dicembre 2022, temperatura esterna 5 gradi centigradi. Tanto svincolo ancora oggetto di lavori di ammodernamento ormai da molti anni, mentre si attende l'inaugurazione della quarta corsia dinamica nel tratto tra
Viale Certosa e Sesto San Giovanni, come vedete la segnaletica verticale già implementata, questo già da 2-3 anni ed è ormai belle che è deteriorata, capisco proprio il senso di implementare la segnaletica verticale quando l'opera non è ancora completa. Questo tipo, la giustificazione di questo tipo di scelte va chiesta al gestore autostradale, che in questo caso è Autostrade per l'Italia. Come vedete siamo entrati in una zona di traffico che però tende sempre a diminuire una volta passato lo svincolo di Viale Certosa, però abbiamo evitato la parte più congestionata, appunto quella tra Pero e lo svincolo di Viale Certosa. C'è una graduale riduzione della carreggiata. Tre corsie per senso di marcia, corsie un po' più strette visto che sono, che questo tratto è tutto oggetto di lavori in corso. Come vedete anche la segnaletica luminosa per il controllo delle corsie è già implementata. Siamo al chilometro 127 autostrada A4 Torino Trieste, prossima uscita Cormano tra 3 chilometri. E io vi ringrazio come sempre per la compagnia in questo video speciale Giro di Milano dedicato alle tre tangenziali, e giro permesso appunto dalla chiusura dell'anello tangenziale a seguito dell'inaugurazione della galleria fonica dell'autostrada A52 tangenziale nord avvenuta il 14 novembre scorso, che abbiamo percorso nella prima parte di questo video. Se volete vedere video autostradali, il canale ne è pieno, ovviamente sono pubblicate con segnaletica già tutte le tangenziali di Milano, della tangenziale nord trovate ancora il vecchio percorso senza la galleria fonica, ma entro qualche settimana sarà pubblicato il video con segnaletica anche della galleria fonica. Sulla destra direzione del secondo tronco di Autostrade per l'Italia. In avvicinamento uscita Cormano, passata la quale terminerà il video di oggi. Segnaletica dei pannelli che abbiamo appena passato. Como, Cantù, Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bresso. I possibili itinerari raggiungibili dall'uscita a Cormano. In questo momento sulla destra. Io vi ringrazio nuovamente per la visione, se vi è piaciuto il video lasciate un like, siete appassionati di autostrade e vi piacciono questi video iscrivetevi al canale. Prossimamente in arrivo delle novità, nuovi format, non anticipo nulla, ma ricordate come sempre drive safe.